ma lo deve fare con grande celerità oltretutto, per i motivi che vi spiegherò. Certo che ci vuole un bel coraggio a concorrere in una consultazione elettorale in cui intervengono dei fattori esogeni di questo tipo. Lo dico perché in questo caso una persona si è permessa di imporre un divieto al perseguimento di una proposta elettorale. Questo consiste in una violazione dell'esercizio dei diritti politici e soprattutto, ahimè, destituisce di credibilità questa consultazione elettorale, per cui la magistratura deve assolutamente fare di tutto, ossia tutto il possibile, per recuperare credibilità a queste elezioni che appunto ormai paiono inquinate da fattori esterni inammissibili.